Giovedì 3 ottobre va in onda la seconda puntata della nuova stagione delle Iene. La nuova puntata vede l'esordio di chi prenderà il posto di Nadia Toffa. La prima puntata della nuova stagione dello show è andata in onda martedì 1 ottobre, è stata una puntata speciale, dedicata a Nadia Toffa, morta il 13 agosto per un tumore al cervello. In studio erano presenti 100 Iene, 100 personaggi noti che chi come inviato, chi come conduttore, chi come autore hanno collaborato al programma e che hanno voluto rendere omaggio alla conduttrice scomparsa. Eccoci qui, grazie. È tutto merito suo, ha commentato la conduttrice Alessia Marcuzzi in lacrime. Abbiamo pensato mille volte come iniziare questa prima puntata senza di lei. La cosa migliore da fare è quella che vedete adesso. Stare qua, tutti insieme, tutti uniti e festeggiare la vita. Lei diceva così e sorrideva sempre, ce l'aveva stampato sulla faccia. Lei univa le persone. Poi, durante la puntata, è andato in onda un video inedito che Nadia aveva girato lo scorso dicembre. Lacrime, commozione, tristezza, le 100 Iene avevano i volti mesti e lo sguardo nel vuoto perché la mancanza di Nadia Toffa si sente, e come. Giovedì 3 ottobre accadrà per la prima volta e, al timone dello show, ci sarà un trio tutto femminile. Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri, dalle inviate del programma, vestiranno per la prima volta i panni di conduttrici. Un annuncio pubblicato sulla pagina Facebook della trasmissione ha chiarito che la puntata infrasettimanale, per il momento in onda di giovedì, sarà condotta dalle 3 Iene. Non è la prima volta che la produzione decide di mettere al timone dello show degli inviati. Era già successo con Nadia Toffa, Matteo Viviani, Giulio Golia. Stasera alle Iene il nuovo trio. In bocca al lupo alle nostre Iene Giovanna Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei che oggi debutteranno alla conduzione. Una puntata tutta ricci ed energia, non vediamo l'ora, si legge sulla pagina Facebook del programma. E questa nuova puntata segna così l'inizio della nuova stagione. La puntata della domenica, invece, sarà ancora una volta condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Senza nulla togliere a questo trio, ma Nadia è una sola, si legge tra i commenti. E ancora, mancherà Nadia, nessuno potrà mai sostituire la grinta, il coraggio e la tenacia che distingueva la personalità di Nadia. Certo, il trio partirà con una difficoltà in più e il pubblico non potrà fare a meno di fare un confronto. Ma non c'è bisogno di denigrare gli altri, basta tenere il ricordo di Nadia stretto nel cuore.